iniziare rivolgendo il mio pensiero ai maestri che hanno ricevuto questo importante riconoscimento in passato, rispetto ai quali il mio percorso artistico probabilmente sembra essere ben poca cosa. Ringrazio in particolare tutti quegli artisti i quali hanno capito quanto fosse necessario uscire dai confini della propria disciplina per raccontare la complessità della contemporaneità. Così come vorrei ringraziare anche tutti coloro che hanno deciso di restare dentro i confini della tradizione, mantenendola viva. Vorrei ricordare soprattutto coloro i quali, a causa delle loro idee radicali, sono stati esclusi dal circuito ufficiale e dalle premiazioni. Grazie per non essere scesi a compromessi, neanche quando il pubblico lasciava la sala o quando si diceva che ciò che facevate non era danza. È grazie a voi se la mia generazione e quella delle generazioni più giovani della mia non deve più combattere per le stesse battaglie. Grazie per averci insegnato che è attraverso l'impegno, la volontà e la disciplina che è possibile superare i limiti del corpo. Grazie per aver insistito affinché studiassimo, ma anche affinché non concedessimo a nessuno il diritto di dirci cosa studiare. Infine, grazie per averci raccontato che a volte è importante tradire i propri maestri. Vi saremo grati anche se riuscirete a perdonarci per le volte in cui vi abbiamo tradito e per le volte in cui lo faremo ancora. Vorrei continuare ringraziando tutti i danzatori, i performer, i light designer, i musicisti, le persone che mi hanno aiutato con la loro conoscenza e i produttori con i quali ho avuto modo di lavorare in questi anni, così come chi ha curato il mio lavoro dal punto di vista tecnico, logistico, amministrativo e chi ha avuto l'onere della curatela e della comunicazione. Sono così felice di avere alcuni di voi oggi qui con me. Nella danza ho trovato un territorio fertile e l'ispirazione per tutti i miei lavori, come in un paese nel quale è possibile essere accolti pur non essendoci nato. Per questo vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che hanno avuto fiducia in me e che hanno immaginato che io potessi restare. Vorrei dedicare questo premio alla mia famiglia, ai miei amici e alla memoria di mia zia Maria Pia, che aveva 30 anni più di me e la sindrome di Down. Lei mi ha insegnato che il tempo si dilata quando fai a lungo una sola cosa. E in un certo senso è da lei che ho imparato a perdere la cognizione del tempo restando conscio. Grazie a tutti.